Certamente anche al centro dei colloqui fra Barack Obama e Matteo Renzi c'è stata anche l'Ucraina, quindi la crisi in Ucraina ed anche più ampiamente lo scenario internazionale. Si è parlato anche sicuramente dell'impegno delle forze italiane, ma anche quelle degli altri paesi dell'Unione Europea sullo scacchiere internazionale. Proprio di questo vogliamo parlare con Gabriele Iacovino, vicepresidente del CESI. Buonasera. Buonasera. Allora, nell'intervista che ha preceduto l'arrivo di Obama in Italia, pubblicata oggi sul Corriere della Sera, si torna a parlare dei temi di politica internazionale. In particolare Barack Obama ha parlato dell'impegno dell'Italia, ma anche degli altri paesi europei sul fronte del Medio Oriente, dove le cosiddette primavere arabe sono fallite. C'è un po' una critica dietro questo rilievo? Ma più che una critica è la richiesta di un impegno da parte della comunità internazionale, dell'Unione Europea, ma anche dell'Italia in primis, ad assumere un ruolo maggiore in scacchieri internazionali come appunto quelli del Nord Africa, soprattutto del Nord Africa più che del Medio Oriente, dove l'attenzione americana negli ultimi anni e in prospettiva futura nei prossimi anni sarà inferiore. Quindi appunto una richiesta da parte degli Stati Uniti verso alleati strategici, appunto come l'Italia, ad un maggior ruolo per aiutare gli Stati Uniti e quindi la comunità internazionale a un più ampio respiro nella gestione di scenari difficili, appunto come quello nordafricano. Certo, rispetto invece alla crisi in Ucraina, forse Obama è rimasto, come dire, deluso in qualche modo dal vedere alcuni paesi in Europa decisi in un atteggiamento, come dire, duro nei confronti di Mosca ed altri più titubanti. Il tour europeo di Obama, cominciato appunto da Bruxelles nei giorni scorsi, tra l'altro la prima volta che Obama visita le sedi delle istituzioni europee da quando è presidente degli Stati Uniti, ha avuto come obiettivo anche questo, forse quello di trovare una maggiore compattezza nell'Unione Europea di fronte alla crisi ucraina. Beh, il tentativo sicuramente c'è stato, il problema è che quando si parla di politica estera e di sicurezza, l'Unione Europea ha delle difficoltà a farsi sentire con una voce unica. Poi, Sì. se relativamente alla crisi ucraina e all'azione russa in Crimea, inevitabilmente all'interno dell'Unione Europea ci sono state delle posizioni differenti. Pensiamo solo alla Polonia e a come la Polonia percepisce lo spauracchio russo e l'influenza russa da est, ma e dall'altra parte pensiamo un po' alla posizione dell'Italia o della Germania, che comunque con la Russia intessono, hanno intessuto e continueranno ad intessere fitte relazioni politiche ed economiche. Non da ultimo pensiamo agli approvvigionamenti di gas Sì. e di risorse energetiche. Obama però ha fatto anche un'apertura importante, ha detto cercheremo in qualche modo di aprire al commercio con l'estero quello che è il mercato interno relativo proprio al gas, in soldoni di intervenire su quella che è oggi per molti stati europei una dipendenza dalla Russia proprio sul fronte delle risorse energetiche. È un'apertura che potrà modificare quindi l'atteggiamento di quei paesi europei più titubanti, tra questi chiaramente anche l'Italia. Oppure non basta. Beh, diciamo che è un segnale più politico che di fatto, anche perché le risorse energetiche interne per gli Stati Uniti stanno diventando sempre più strategiche, appunto per permettere agli Stati Uniti di affrancarsi Sì. dai rifornimenti provenienti per esempio dal Medio Oriente o da altri scacchieri internazionali. Quindi pensare che in prospettiva futura gli Stati Uniti possano permettere ad altri alleati di rifornirsi per risorse energetiche interne, beh, sì, è sicuramente una prospettiva importante, ma in questo momento è una prospettiva che apre alcuni dubbi, ecco. Senta, tra gli obiettivi di questo tour europeo di Renzi, appunto oggi in Italia, nei giorni scorsi a Bruxelles, ci sono anche quelli più strettamente economici. Gli Stati Uniti hanno a cuore la sigla di questo trattato internazionale, di questo accordo internazionale che riguarda il libero commercio e il libero scambio. Ci aiuta a capire di cosa si tratta e perché viene considerato, parole di Barack Obama, una win-win opportunity, cioè una occasione.
un'azione, un'iniziativa, un progetto dal quale tutti hanno da guadagnare, quindi sia gli Stati Uniti che l'Europa. Beh, la sottoscrizione di un trattato di libero scambio sia economico che finanziario tra le due sponde dell'Atlantico è sicuramente un'opportunità per entrambe le economie, sia quella statunitense sia quella dell'Unione Europea, per ampliare il proprio bacino e soprattutto per avere una prospettiva di sviluppo importante attraverso le interconnessioni che si possono creare. Certo è che un win-win game potrebbe essere qualora le condizioni di entrambe le parti potranno essere rispettate o comunque calcolate. Qualora i negoziati continueranno ad andare avanti e i presupposti statunitensi si faranno sempre più duri, sempre più stringenti, le prospettive per l'Unione Europea potrebbero essere diverse. Ecco, quindi si sta parlando di due partner, due alleati storici, l'Unione Europea da una parte e gli Stati Uniti dall'altra. Anche questo valore, questa importanza di questa alleanza avrà inevitabilmente un riscontro per quanto riguarda le prospettive del trattato di libero scambio tra le due sponde dell'Atlantico. Certo. Senta, perché gli Stati Uniti guardano con particolare attenzione alla crisi economica che attanaglia l'Europa? Beh, perché comunque in un'economia internazionale così interconnessa, un hub importante come quello dell'Unione Europea, che potrebbe fare da traino anche per lo sviluppo e per la crescita economica non solo statunitense, ma pensiamo anche di altri settori ormai importanti come quello asiatico, del sud-est asiatico, un partner importante come l'Unione Europea in crisi è tra virgolette una palla al piede, è uno ostacolo verso uno sviluppo economico, una crescita economica maggiore. Concludendo, è comunque il ritorno sulla scena economica di un'Unione Europea forte è comunque anche un input all'economia americana e all'economia internazionale. Certo. Senta, si è detto Matteo Renzi ha riservato grandi aspettative su questa visita di Barack Obama. In particolare aspettava e auspicava il sostegno del presidente americano, che in qualche modo poi è arrivato verso l'obiettivo di favorire in Europa un affrancamento da questa politica dell'austerity e del rigore che ad oggi non ha aiutato la crescita dei paesi europei. Ecco, questo incentivo alla crescita, questo sostegno alla crescita nei diversi paesi dell'Unione Europea è arrivato oggi dalle dichiarazioni di Barack Obama? Comunque il presidente americano non credo possa più di tanto esporsi su questo argomento, anche perché da parte sua ci sono comunque dei problemi per quanto riguarda, ci ricordiamo, le problematiche che il Senato americano ha dovuto affrontare per quanto riguarda l'approvazione del budget federale. Sì. E la chiusura di molti uffici federali che hanno portato appunto notevoli difficoltà agli Stati Uniti, e sicuramente potrebbe essere sicuramente un segnale importante dal presidente americano, ma comunque il tema dell'austerity è comunque un tema che dovrà essere affrontato inevitabilmente anche da parte del premier Renzi nell'ambito dell'Unione Europea. Certo. Grazie Gabriele Iacovino, vicepresidente del CESI. Buon lavoro. Grazie a lei. Arrivederci.